dare un senso rispetto al ricordo di Elisa, evitare che sia semplicemente una commemorazione, ma che l'esercizio di memoria sia qualcosa di più, che sia teso verso la ricerca della verità. Gildo Claps conosce molto bene il significato di ricerca della verità e della giustizia. Conosce i muri contro cui è possibile andare a sbattere, conosce l'omertà, ma conosce anche le tante brave persone, tra esse investigatori, giornalisti, semplici cittadini, che lo hanno aiutato nel percorso. Un percorso che ha un punto di partenza. 12 settembre 1993, il giorno della scomparsa della sua sorellina Elisa Claps, 16 anni, il cui corpo è stato ritrovato 17 anni dopo in quella stessa chiesa dalla quale quella domenica Elisa non era mai uscita. Il percorso comincia quel giorno, ma non è ancora finito. Non soltanto perché la vera verità, quella completa, non c'è ancora, ma anche e soprattutto perché lungo la strada Elisa è diventata Nicola, Emanuela, Maria Antonietta e tanti altri, ma soprattutto Ottavia. Le associazioni Libera e Penelope hanno voluto così ricordare il giorno della scomparsa di Elisa in un altro luogo simbolo, Montemurro. Da questo piccolo paese lucano, nel 1975, scomparve Ottavia De Luise, 12 anni, e di lei non si sappia più nulla. Non è sufficiente ricordare, la memoria è importante perché la memoria in un certo senso ci richiama alla responsabilità, ci chiama all'impegno, ci richiama a rimboccarci le maniche perché non accadano più cose del genere o comunque perché accadendo cose del genere tutti possiamo avere sempre occhi più aperti. Nello stesso tempo però dobbiamo anche fare in modo che queste memorie diventino grimaldello per altre storie che continuano a essere storie misteriose, come purtroppo qui a Montemurro la storia di Ottavia. E anche infine una restituzione di dignità a questa bambina, perché era una bambina Ottavia, a questa bambina scomparsa ormai 40 anni fa, più di 40 anni fa, ma è più ritrovata, oserei dire anche forse poco cercata.